Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, benvenuti a questa diretta in cui parliamo di una cosa molto bella, ovvero il podcast Rodare 2.0 prodotto dalla F che potete ascoltare su Storytel, un podcast. Direi, insomma, spodesterei questa parola necessario perché si parla di fantasia, si parla di libertà, si parla di parole. Raccontiamo ovviamente Gianni Rodari e a farlo è, eccolo qua, aspetta che l'ho perso. Di questo documentario è Frankie I Energy MC, che sono molto contenta di vedere qui su Instagram. Dovrebbe apparire. Eccolo! Ciao, Come stai? tutto Aspetta. bene, tu come stai? Va bene, sì, e sono quelle domande che si fanno in questo periodo, no? Che di solito si Sì, risponde compatibilmente, ma ma. sì, dai, no, veramente, vieni da dire, nonostante tutto, ma va bene. È un piacere vederti, Marta. anche mio, sono molto contenta di vederti, anche no, in relazione a questa occasione di questo podcast, che poi è stato anche un documentario che abbiamo visto sull'F, adesso lo possiamo ascoltare su Storytel, che è veramente bello. Grazie. È bello perché è ben narrato, è ben fatto e secondo me, insomma, e credo anche secondo te, per quello che dici nel podcast, nel documentario, raccontare oggi Rodari è fondamentale, è necessario ricordarci, no, del potere della fantasia. Tu all'inizio dici che per te Rodari è stato un maestro. In che termini lo è stato? Ma in termini, diciamo, indubbiamente figurati perché non ho mai avuto la fortuna di averlo, di conoscerlo, di averlo direttamente come maestro, come altre persone che invece ho conosciuto e che hanno avuto questa fortuna. Però mia mamma per prima e le mie maestre che si sono susseguite, chiaramente utilizzavano Rodari come strumento per la didattica e quindi le poesie di Rodari e le filastrocche e il giocare con le parole e queste cose, soprattutto a casa. Erano contenute nei libri di testo delle mie elementari e quindi insomma partecipate, però diciamo l'energia rodariana che mi è arrivata sicuramente arriva da casa e dalla mia mamma. Tu dici, se sai giocare, che ti ha insegnato, no? Il fatto che se sai giocare con le parole puoi denunciare il sistema. È ancora vera questa cosa qua? Volendo, sì, anche se sai giocare con le parole puoi fare un sacco di cose. Se sai giocare con le parole, attenzione, che sono uno strumento molto importante, puoi essere sistema. Il sistema gioca con le parole, il sistema manipola il linguaggio e lo rende così, leggero. È sempre un buon uomo quello che ha appena ucciso la propria ex fidanzata, intendo, no? Nella narrazione, no? Si declina quel suo essere così tanto per bene e tutti sgomenti, oddio, come sarà mai possibile, trascurando magari tutte le urla, eccetera. E questa è una manipolazione linguistica, effettivamente. Quindi giocare con le parole, saperlo fare, bisogna vedere se si è un po' Robin Hood o il principe Giovanni. Ma i rapper hanno qualcosa a che fare con le filastrocche? Cioè, a un certo punto in cui tu reciti, no, una filastrocca di Rodari, effettivamente è bella sentita da Frankie Energy MC, cioè Ma funziona. perché è bella la filastrocca, cioè Frankie Energy MC è lo strumento, non è che non aggiunge, senz'altro magari può togliere qualcosa alla filastrocca in questione, perché è la musicalità della metrica, della poesia, è quello che c'è anche in Dante e per il quale è necessario forse un orecchio più abituato, ma la musicalità dell'endecasillabo dantesco, della Divina Commedia quantomeno, è musicalità. E lì ho avuto invece fortunatamente una
una maestra, un'insegnante, Raffaella 48, che proprio me l'ha fatta adorare e apprezzare in tutte le sue nuance. E sicuramente il rap sono parole in metrica e quindi con metriche variabili, saltabeccanti, non necessariamente rigorose, con un piede dogmatico, no? Alla Lars von Trier, no? Dante dice endecasillabo sia, e quindi bam, 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 perché così si usava una volta. No, c'è una libertà che permette di variare, perché la parola è uno strumento ritmico e anche melodico che si muove insieme intorno a una griglia, che è la griglia del tempo, e dalla quale, diciamo, non si scappa, sulla quale si possono fare sicuramente dei giochi di anticipo o di ritardo, ma la griglia quella resta. Spesso nel podcast si ripete di quanto Rodari sia stato, no? Un pioniere, un rivoluzionario. Effettivamente ad ascoltarlo oggi ci ricordiamo quanto lui lo sia stato. Perché è stato un rivoluzionario davvero? Perché adesso dobbiamo rileggerlo? Cioè, secondo me la grammatica della fantasia è una delle cose più importanti che sono state scritte negli ultimi 100 anni. Quindi. Sono d'accordo con te, anche perché è un libro che contiene le istruzioni, cioè è il manuale di Fulcanelli, ma vero, reale, accessibile, della parola e del gioco, è un libro dal quale si evince l'importanza delle regole, l'importanza dei limiti e delle regole che servono e sono funzione del gioco. Nel gioco più base che esiste, che è acchiapparello, dove uno deve inseguire tutti gli altri. L'unica regola che vige è che uno insegue tutti gli altri scappano. Quando uno viene catturato, è lui quello che deve iniziare a inseguire gli altri e gli altri scappare. Ma se lui inizia a scappare e non insegue nessuno, finisce il gioco. Cioè, se viene violata quella singola regola, il gioco non ha motivo di essere, nessuno si diverte più, perché il divertente è scappare da lui, ma se questo non mi insegue, non c'è gioco. E quindi bisogna difendere le regole, perché sono quelle che ci permettono di divertirci, di star bene, no? E non devono essere semplicemente vessatorie, e con delle regole chiare e possibili, ci spiega Rodari, che non siano vessatorie per chi le attua. Chi le riconosce vessatorie è perché vuole barare, in un certo senso. Ecco, se tu pensi che quella regola sia vessatoria, forse vuoi barare. No, il nostro sistema invece esistono, siccome sono in tanti che barano e nessuno che li controlla, le regole diventano sempre più vessatorie per chi invece le rispetta, e giustamente lui può considerare, noi possiamo considerare vessatorie certe regole. E questo ce lo spiega Rodari, con un libro che è veramente alla portata di chiunque, nel senso che anche un giovane, un adolescente che legge la grammatica della fantasia la comprende, un bambino no, ma un adolescente la comprende e ti svela degli strumenti per poter usare le parole. E poi magari più avanti, se avanza tempo, ci sono. Ti ho scoperto risfogliando, ho avuto l'occasione, la fortuna, un paio di anni fa, di scrivere l'introduzione a una nuova edizione della grammatica della fantasia, e rileggendola mi sono accorto che dentro ci sono dei germi di certo cinema e certa letteratura super pop ultra contemporanea, che sono divertenti, insomma. Magari se dopo ci Devo avanza del rileggerli, puoi tempo. leggerli, ce l'hai lì? Cioè, hai lì la grammatica della fantasia? Sì, ce l'ho qua. Vuoi dirceli? Ah, Sì, ma perché ci sono. sicuro? Sicuro, no, perché sfogliandola, per esempio, c'è un capitolo nel quale dice, si intitola Cappuccetto Rosso in elicottero, e dice, inizia: in alcune scuole ho visto fare questo gioco. Si danno ai ragazzi alcune parole sulle quali dovranno inventare una storia. Cinque parole, per esempio, sono in serie e suggeriscono la storia di Cappuccetto Rosso. Bambina, bosco, fiori, lupo, nonna. La sesta spezza la serie.
per esempio elicottero. Questo meccanismo, cioè l'introduzione di un elemento alieno, l'iniezione di un elemento alieno all'interno di una struttura che è super consolidata, che è un classiconissimo, è straordinaria perché dici: ok, è elicottero. E in quale punto della storia devo farlo entrare questo elicottero? Cioè, è la fuga finale? Oppure il lupo si sposta in elicottero? Magari, che ne so, o la nonna abita in un elicottero? Perché no? E ogni variante. Ma questa cosa è stata applicata prima in un romanzo e poi in un film, e non so se successivamente addirittura in una serie, era stata progettata una serie, che si intitola Orgoglio, pregiudizio e zombie. L'ho visto. No? Che è divertentissimo. È divertentissimo perché orgoglio e pregiudizio ha un proprio apparato, fa riferimento a un universo abbastanza preciso in cui certa morale, certa chiusura, certa rigidità, eccetera, insaporita con degli zombie, no? Prende tutta un'altra piega. Poi bisogna vedere come sia stato declinato effettivamente nel romanzo questa cosa. Io ho visto il film e sinceramente non è un gran che, cioè fa ridere, ci sono dei momenti in cui si fa del gran ridere, però ecco, non una bella produzione, ma l'idea stessa mi stuzzica, mi diverte. E un po' pagine più avanti parla delle fiabe in chiave obbligata, no? E quando dice, fa l'esempio, immaginate di raccontare la storia del pifferaio di Hamelin, ambientandola nella Roma del 1973. Qui gli esempi si sprecano, però quello che mi è venuto istantaneamente in mente è Romeo e Juliet, no? Quel film è un'applicazione di queste due righe. Cioè, raccontate la storia di Romeo e Giulietta ambientandola in una Los Angeles, no? In una bassa California degli anni 90. Cioè, ed è Sì, ho contenuto Cenerentola Pretty Woman, insomma, il cinema ne ha fatto esattamente, parecchi. Cenerentola esattamente. Paris, insomma, No, vengono cioè in mente proprio questi, ma ce ne puff, sono centinaia. puff. Ma la cosa che mi piace di Romeo e Juliet è che è esattamente la storia di Romeo e Giulietta, e quando viene citato il coltello sulla pistola che viene estratta, c'è scritto, la pistola si chiama Dagger, no? E quindi c'è un parallelismo veramente da meraviglioso, meticoloso nella ricerca del dettaglio, cioè Rodari meets Stanley Kubrick in termini di attenzione. Ok, la storia è questa, Stanley. Quindi non puoi divagare. Però ecco, un altro, più avanti, a un certo punto fa riferimento alle storie in tavola. Non ho messo il non disturbare, la madre che fingeva di infilarsi il cucchiaio nell'orecchio, c'era quando uno imbocca un bambino, no? E fa il gioco dell'imboccarsi nell'orecchio, no? Sbagliare le cose. E quel tipo di emozione, di surrealtà che viene percepita da un bambino che vede fare una cosa che sta imparando a essere in una certa maniera giusta, e quindi quella è la prassi. Nel momento in cui la vari e in modo teatrale, cose varie, crea una suggestione di surrealtà straordinaria. Ed è Matrix, cioè è il momento del cucchiaio di Matrix, quando al cinema a un certo punto quel cucchiaio è iniziato ad andarsene per i fatti suoi, noi tutti ci siamo trovati avviluppati in questa sorta di candore infantile del nuovo, no? Perché mai si erano viste queste cose in questa maniera, era stata creata una suggestione
con una storia dentro, cioè con un'anima, non semplicemente una bella estetica, ma un concetto. E questo tipo di riflessione fatta da Rodari, io me la sono rivista. E per gli adulti come si fa? Cioè, come fai a metterti, oltre a fare effettivamente quello che si mette il cucchiaio nell'orecchio, che è una cosa che fatta da alcuni fa molto ridere tutti, quindi se si riesce anche ancora a sortire l'effetto. Però idealmente ogni volta che c'è un'espressione che vuole catturare l'attenzione, un po' il cucchiaio salta fuori, in qualche momento salta fuori un Il cucchiaio. cucchiaio è vero, il cucchiaio sarebbe fatto. Sì, perché lui effettivamente mi stai facendo pensare, cioè lui inseriva effettivamente il gioco nella narrazione cambiando il punto di vista, no? Cioè se pensi anche semplicemente alla storia del gambero che voleva camminare in avanti, cioè i gamberi camminano su, no, il gambero di Rodari vuole camminare in avanti ed è una Certo, storia, no? È una storia di un ribelle in fondo, no? È una storia di ribellione, però c'è non una storia, riesce. c'è della politica lì dentro, cioè cioè dire che alcune cose, una volta erano possibili maggiori libertà, diciamo, nei primi anni 70 sono state conquistate delle libertà fondamentali, le ultime libertà fondamentali prima del grande sonno. Ed erano possibili test che circolassero testi così rivoluzionari in cui un gambero decideva di mettersi a camminare in avanti perché lo voleva lui, non perché per un'etero direzione. E il fatto di poter dare ai bambini così tanta fiducia e offrendo a tutti una palette estremamente varia di espressioni, un ventaglio di variabili su cui poter intervenire per stimolare, per far crescere, per aiutare a educare, a tirare fuori, no? Educere da chiunque, un bambino o meno che sia. Nei bambini è, oltre a essere fondamentale, necessario, è anche più utile, più proficuo, perché si hanno dei feedback che con i più grandi non ci sono più, perché sono tutti filtrati da una serie di convenzioni, di cose varie. Cioè un bambino è come un matto, ti dice le cose in faccia per come sono. Sì, e poi forse dobbiamo ricordarci tutti di essere un po' bambini e un po' poeti, ecco, risentire Rodari ce lo fa un po' ricordare. Prima dicevi una parola importante che è politica, perché poi i Rodari si raccontano sempre le filastrocche, eccetera, però lui era molto attento anche a tematiche sociali, no? Ai lavori, e questo lo racconta il podcast, ai lavori anche più umili, lui era figlio di un fornaio, racconta ai ragazzini che vanno in giro in bicicletta. Mi è piaciuto molto anche questo parallelismo, no? Tra questi ragazzi degli anni 50 e 60 e i rider di oggi. Cioè, c'era un suo occhio nei confronti del lavoro. È molto bella anche la frase che dice al premio Andersen: sogno un mondo dove tutti possono fare il lavoro che desiderano, ma per ora è un'utopia. Certo, ma lui aveva grande attenzione al mondo del lavoro possiamo definirlo un uomo di sinistra, ecco, possiamo definire discretamente di sinistra Gianni Rodari. Non a caso in Unione Sovietica è stato capito. Ne è stata capita la grande energia, il grande potenziale, e immediatamente è stato adottato dall'Unione Sovietica come autore del popolo. E il fatto che da sue fiabe siano nati musical, film musicali. C'è anche un Con gruppo rock sì. russo, pensa a te, che si chiama Gianni Rodari, Gianni che ridere. Rodari. Sì, quindi non mi stupisce che qui in Italia ci sia stata comunque una sorta di pigrizia, di snobismo, di
essersi resi conto che era un personaggio anche scomodo. Cioè, era uno che difendeva i... Cioè, sono rimasto un po' male quando ho scoperto che Gianni Rodari, strenuo difensore del fumetto come mezzo espressivo, si sia trovato a doversi scontrare con Neil Deiotti, di cui io sono sempre stato un grande fan, cioè tuttora la stimo Anche io ci sono molto rimasta male, devo come donna dire. politica, eccetera, ma quando ero bambino proprio mi piaceva Neil Deiotti, cioè proprio boh, le volevo bene. E ci sono rimasto male quando ho scoperto che era contro i fumetti, perché li vedeva come un'espressione dell'imperialismo. Ma molto più furbescamente, giustamente, Rodari, non ha visto l'imperialismo. E se è stato l'imperialismo a creare i fumetti, ma chi ci impedisce di rubarglielo e di utilizzarlo contro quell'imperialismo eventualmente? Perché i fumetti, in senso assoluto, sono uno strumento di comunicazione molto efficace per determinate persone, non sono per tutti i fumetti. I fumetti possono essere estremamente vari, variati. Negli ultimi 30 anni si è visto una escalation del fumetto, della graphic novel, capita molto più di frequente di vedere persone che sui propri scaffali abbiano anche delle graphic novel. E questo è notevole, perché una volta, 30 anni fa, eravamo ancora a livello del sì, c'ho il Diabolik in bagno, perché sai, io sono abituato, lo compro da quando ero militare, queste robe qua, ecco. O il Topolino, cose varie. A parte chiaramente gli appassionati, i media appassionati, eccetera. Però l'idea che il fumetto fosse uno strumento da divulgare e da incoraggiare il più possibile è tipicamente rodariana. E quindi anche in questo vedo un gesto politico, un gesto di appropriazione e di ribellione, perché appropriarsi degli strumenti del nemico, delle armi del nemico, e poterle addirittura riconvertire in strumenti di pace o semplicemente rivoltargliele contro, comunque sia, è un atto di ribellione, ecco. E questo spirito ribelle, ma assolutamente sorridente, di Gianni Rodari è la cosa che mi appassiona a lui. Perché lui non è che deve fare le barricate per convincere che i fumetti sono una cosa buona, gli fa vedere, dai. Si fa effettivamente, cioè, direi quasi impressione, risentire, rivedere la sua pacatezza, intelligenza, gentilezza, ma anche chiarezza nel messaggio. Che è una cosa che. Qua nei segmenti che ci sono, che impreziosiscono e costituiscono un'ossatura, ecco, è una preziosa ossatura alla vista, del documentario e chiaramente del podcast Rodari 2.0, e i momenti in cui i contributi d'archivio che vedono Rodari raccontare delle fiabe o interagire con i bambini, ecco, quelli sono capire che con un bambino bisogna parlare come si parla con una persona, senza particolari alterazioni di tono, senza diventare una macchietta, senza offrire una macchietta del mondo, ma ragionando e trattandolo come si trattano le persone. E questo è estremamente istruttivo. In un momento in cui, premetto, io non ho figli, però ho nipoti, conosco tanti amici con figli, frequentiamo bambini perché sono parte del giro delle amicizie, e quindi le dinamiche dell'infanzia le ho abbastanza presenti. C'è una diffusa tendenza a mio parere,
No, non trattare proprio come degli individui questi bambini, ma come dei format, no? Con una, come se si fosse un modello base dove uno può comprare il modulo piscina, il modulo Boy Scout, eccetera, e che ti tengono impegnato fuori dalla responsabilità, perché i meccanismi della vita sono tali che bisogna incrociare ogni singolo passaggio, ogni scambio di responsabilità, cosa che invece una volta non avveniva, o se avveniva, avveniva in maniera molto più duttile, molto meno burocratizzata, molto meno, se vogliamo, spersonalizzante. Ecco. Il passo di iniziare a parlare ai bambini in generale, siano i propri, siano gli altrui, come si parla alle persone? Chiedendo cose, fornendo risposte semplici e concise, ma fornendo risposte, ascoltando quando vengono fatte delle domande, perché arrivano le domande, se arrivano, e bisogna essere pronti a rispondere alle domande, perché se no poi si contravviene al patto silenzioso e implicito dell'educazione. Sì, poi c'è anche una lunga riflessione su, no, l'uso delle tecnologie. C'è una psicoterapeuta che forse dice che appunto i bambini hanno abbassato la soglia d'attenzione, eccetera, perché vengono lasciati anche magari meno liberi di fantasticare, che poi era una cosa fondamentale per Gianni Rodari, cioè invitare a lasciarsi andare alla fantasia, che è un concetto secondo me importante sia per i bambini sia per gli adulti, anche in un momento come questo in cui siamo tutti un po' chiusi, ecco, se ci ricordassimo che abbiamo una testa e abbiamo la fantasia, Sì, ci aiuterebbe molto. la cosa bella di Rodari è che lo strumento per poter provare un qualche diletto lo indica nella parola. E quella fondamentalmente, pure se siamo da soli al buio, un po' scomodi, però ce l'abbiamo e possiamo usarla. Io sono appassionato di enigmistica, ma appassionato nel senso che mi piace, ma non sono un agonista dell'enigmistica. Conosco e ho amici che lo sono e che mi hanno iniziato a questo sport, se vogliamo, La che ginnastica della testa. sì, che mi sto riferendo all'enigmistica classica, ovvero non ai cruciverba, non alle palline da cerchiare, a ritrovare le parole, comunque sia, non le parole crociate, ma rebus e poi indovinelli, sciarade, crittografie mnemoniche, monoverbi, scambi, lucchetti, papà, cioè tutti, sì, quelli che sulla settimana enigmistica sono alla pagina di Edipo, tutti, che una certa parte di pubblico, io per anni li ho proprio saltati quelli, li guardavo e andavo oltre, insomma, ma che è sta roba, le X, le Y, che intuivo che bisognava ragionare su quelle parole, ma non mi entusiasmava. Fino a che un giorno non ho conosciuto Roberto Corbelli, in arte Robo, che all'epoca era uno studente di informatica, ingegneria informatica a Perugia, e adesso ha una ditta che inventa giochi e produce giochi, quello che ha inventato, parte del gruppo ha inventato Bang, che è un gioco abbastanza popolare di questi qui. Che era fidanzato di un'amica, eccetera, e mi ha iniziato a raccontare questa cosa dell'enigmistica, che lui viveva veramente come quasi una disciplina sportiva, nel senso che se ne metteva in mente giochi brevi, per tutto il giorno rimuginava fino a che non
non trovava la soluzione. E mi ha coinvolto, e scoprire che esiste un mondo di gioco di parole, quando uno trova, per esempio, ecco, facciamo tornare il cucchiaio, cucchiaino, la parola cucchiaino di per sé è una crittografia mnemonica, ovvero sia una descrizione di questa parola in quanto tale. Porta a una frase che ha un senso compiuto con una doppia chiave di lettura, cioè cucchiaino è un mezzo minuto di raccoglimento, perché essendo piccolo è minuto, eccetera. E scoprire che in una cosa così piccola ci può stare una roba così grande e ci si può arrivare facendo un ragionamento, riuscire ad arrivarci facendo un ragionamento dà una grande soddisfazione. Ho scoperto darmi grande soddisfazione e lo consiglio davvero a tutti, cioè iniziate anche con i rebus. Io faccio una fatica pazzesca con i rebus. Perché devi Considera che proprio. c'è una rivista che adesso purtroppo non ho qui, che si chiama La Sibilla, che è solo per abbonati ed è realizzata da una scuola, Guido Iazzetta, nella fattispecie, che è un enigmista importante, e da anni realizza questa sorta di fanzine dove tutti gli enigmisti abbonati partecipano mandando i loro giochi, vengono selezionati i giochi migliori che vengono poi pubblicati sui vari numeri, e quindi uno magari trova nelle pagine un gioco fatto da lui, no? Che è realizzato di cui è autore, e tutti gli altri sono fatti comunque da amici. Ma si parla di giochi pazzeschi, cioè persone che fanno una singola parola che si esprime in una frase di 10 altre parole, piuttosto che un enigma di mezza pagina dove ogni riga è la definizione della soluzione, ogni singola riga è una definizione a sé stante, ma unita in un flusso di narrazione. Cioè tu leggi una storia, ma in quella storia lì ogni riga ti porta verso una soluzione che non c'entra nulla con quello che ci sta scritto dentro. È veramente appassionante. Si vede che mi hai quasi convinta, ma questo ti aiuta nel tuo lavoro, perché tu sei uno che gioca tantissimo con le parole nelle tue canzoni, cioè questo allenamento, anche il tuo ultimo singolo l'ho sentito oggi, no? Nuvole, cioè, ci sono dei bei giochi di parole, poi magari ne Sì. parliamo. Ti aiuta, no? A allenarti con le parole, anche nella scrittura. Beh, sicuramente, sicuramente. Cioè non a caso uno dei claim della settimana enigmistica è la miglior palestra per la mente, eccetera. E quando si usa la mente, allenarla in palestra le fa sicuramente bene. Quindi sì, e poi il fatto di poter giocare con le parole, poter guardare alle parole in una maniera differente, più distaccata se vogliamo. Cioè, non ci si ferma alla parola grammatica, perché se tu osservi quella parola, puoi fare tante cose, ci puoi fare tante cose. Innanzitutto c'ha matica dentro, che è un rende immediatamente tutto quanto scattante, no? Come la matematica, come la numismatica, no? È tutto automatico, e stabilito, statutario. Si può isolare delle parti della parola, si può anagrammare, cioè con una parola si può fare un sacco di giochi. E tra i vari giochi salta fuori che rovesciando delle lettere si ottiene un'altra parola con un significato completamente diverso. Allora facciamo come Rodari, cioè retto e torre, no? Ok, io ho queste due parole, cosa ci posso costruire in mezzo? Cioè sono gli estremi di un racconto dove c'è
retto e torre. Retto può avere tanti significati. Ho scelto una parola pessima, chiedo perdono, ma immediatamente penso a delle persone molto, molto precise e agli angoli che noi conosciamo. E il gioco sta nel costruire le storie in mezzo. È un pochettino come suggeriva lui. Prendi il cappuccetto rosso, mettili dentro un elicottero, così, boom, una motosega. A un certo punto appare una motosega. Facci quello che ti pare. E tanta roba e tanto spazio all'espressione. Perché lui poi diceva questa cosa bellissima, no? Cioè che dobbiamo conoscere la fantasia e la parola, questo lo dice nella grammatica della fantasia, nella prefazione, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Certo, perché essere artista significa fare un qualcosa che va oltre la semplice espressione. Ma la mancanza di espressione rende schiavi. Quindi bisogna potersi esprimere, bisogna poter fare. E poi se uno trova una vena, un senso, eccetera. Da lì può arrivare all'arte, può diventare arte quello che si sta facendo, e non semplice artigianato. Ma nell'artigianato, ragazzi, c'è la vita, c'è lo star bene, c'è la libertà. Secondo te ce lo siamo un po' troppo dimenticati, Rodari? Quest'anno ne abbiamo parlato tanto perché c'è stato il centenario, no? Però forse ce l'eravamo un po' dimenticati, come ci siamo anche dimenticati un po' della fantasia e del fantastico. Sì, quello sicuramente. O per meglio dire, si è fruitori di un fantastico altrui. Cioè, l'universo dei supereroi è indubbiamente fantastico. Nella lettura dell'Uomo Ragno, che ancora non si chiamava Spider-Man, si chiamava l'Uomo Ragno, io poi fantasticavo perché riempivo gli spazi vuoti, cioè tra questa vignetta, questa situazione, quest'altra, questa battuta, quest'altra, qui cosa succede? E facevo andare la fantasia e poi non ricordo se diventassi anch'io Spider-Man, però mi piaceva proprio. Spider, non mi piaceva più guardarlo Spider-Man, fa di fare robe a Spider-Man. E nel momento in cui c'è una palette espressiva, cioè un'offerta di fantastico che non è più soltanto il fumetto, ma il fumetto è il cartone animato, è il film, è la serie di film di animazione in 3D, pazzeschi, eccetera. Il rischio che si riduca alla fruizione di questo fantastico, senza una sovrapposizione, una partecipazione, un plasmarlo per i propri scopi di soddisfazione, di allontanamento da certe frustrazioni che ci affliggono. E parlo dei bambini, ma parlo anche degli adulti, chiaramente, no? Perché avere uno Spider-Man con il quale risolvere il problema di mamma e papà che litigano è utile, intendo, cioè può essere vitale in alcuni casi, spesso anzi è vitale per poter andare avanti giusti. E serve anche agli adulti. Andare con la propria di fantasia, producendo quindi delle immagini che siano proprie, fa star meglio che assorbire immagini pur ad altissima definizione che sono esterne. Cioè, una volta che abbiamo riempito questi serbatoi, questo magazzino, abbiamo tutti questi ingredienti, dobbiamo cucinarli in qualche maniera. A un certo punto tocca cucinarli. La sensazione è che vengano direttamente divorati.
fagocitati al punto che poi non rimangono più, non c'è più nulla con il quale cucinare dell'altro, e quindi adesso altro, ancora, ancora, dammene ancora. No? Questo binge fantasizing. Che non porti, tu dici troppa roba senza poi un'elaborazione che poi te lo porta a fartelo tuo, no? Sì, cioè rischia di diventare proprio boh, l'abitudine, un po' come il vicino di casa, no? Che lo vedi tutti i giorni, allora. Vicini di No, casa ti stanno particolarmente simpatici. È no, l'argomento no, che. nel senso di assume quella funzione. L'idea di avere Spider-Man vicino di casa non mi Beh, piacerebbe Spider-Man vicino di affatto, casa a intendo. me non dispiacerebbe, Neanche a me, mi sparerà intendo. dalla porta accanto. Cioè, comunque sia, fa sempre comodo, no? Esatto. Cioè, tiene Però lontane anche le nelle tue zanzare se non ha. immagini, perché citavamo appunto il tuo ultimo singolo, Nuvole, no? Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole. Tu l'hai scritto durante il primo lockdown, secondo te fuori splende ancora il buio e dove le troviamo queste nuvole? Ma il buio splende sempre, splende comunque, splenderà indipendentemente dalle nuvole dei nostri pensieri. Le nuvole le vedo nel momento in cui non mi faccio spaventare da quello che ho davanti, mi faccio commuovere da quello che ho dietro. In quei momenti sono nuvole, ma la coscienza deve essere andare avanti, comunque andare avanti, cioè abituare gli occhi all'oscurità e per poter cogliere questi luccichi, questi bagliori che in ogni buio, in ogni oscurità ci sono e che indicano, magari indicano la via d'uscita, ecco. Secondo te Rodari cosa direbbe? Cioè, dove spingerebbe la nostra fantasia? A un certo punto nel podcast si domanda, no? Rodari starebbe su Instagram, sui social o no? Secondo te ci starebbe? Secondo me sì, vedendo come, insomma, tutti i luoghi. Penso proprio di sì. Credo che ci Pe starebbe proprio Penso sereno, proprio di tranquillo. sì e troverebbe una maniera originale e utile di esserci, pur non essendo una persona che sembra aver mai amato la sovraesposizione, però indubbiamente era uno cosciente. Cioè, dove stanno? Cioè, i ragazzini dove stanno? Cioè, Rodari sarebbe su TikTok. Su TikTok sarebbe. Perché quello lì bisogna, è utile far passare certe idee. Purtroppo, non aiutano, cioè, la modalità con la quale si svolgono le regole che vigono nel mondo dei social, non sono ottimali per l'elevazione di una soglia di attenzione, per tutto. Cioè swipe up è tutta un'altra cosa. Swipe up, un'altra cosa ancora. Swipe left, 2000, di questa cosa 2000, e inoltre un algoritmo che si plasma ogni volta che tu guardi qualcosa, osservando per quanto tempo tu la guardi, quante volte la riguardi, quante volte torni per farla rivedere a qualcuno, e quindi io incappo su TikTok in una ragazza coreana che fa dei video di mukbang, che non so se la conosci, Mi spiace, no, scusa se te lo dico, no, non lo conosco. che è una pratica nata, credo, di recente, soprattutto con i social in Corea, e dove pare che piaccia vedere delle ragazze che mangiano quantità
enormi che cucinano quantità enormi di cibo e poi le mangiano in maniera molto rumorosa, con grande voluttà, non con un senso erotico, intendo, cioè non è che c'è quella, anche se ci sono dei momenti in cui dici, Madonna mia, che siete matti, no? Però io che tra l'altro amo l'orrido, ne vedo uno, ma che siamo, ma fammi vedere, ne vedo due, ne vedo tre. Adesso penso che cambierò nome nell'account per poter ricominciare da zero, perché sembra che non esista altro al mondo, se non queste che si mangiano le chiocciole di mare con tutto il guscio, masticando i gusci, no, delle robe, vi prego. E quindi ecco, no, quella modalità a Rodari non sarebbe piaciuta per niente, cioè avere qualcuno che decide per te sulla base di sue considerazioni. Senza farti una domanda, senza chiederti, ma ti piace veramente? Dai, mica ti piacerà sta porcata, dai. E invece no, prende per buono perché è una macchina. E a Rodari le macchine, in quanto macchine, servono per fare le cose che le persone che le costruiscono vuole che facciano. E quando scopre che questa macchina fa esattamente questo, perché questo è il progetto, allora non so quanto volentieri ci sarebbe stato su TikTok. No? Anche se è una cosa cinese e immagino con il passaporto russo che c'aveva in Sì, Cina. no, la Cina sarebbe stata vicina, però sì, ci ho pensato anch'io a cosa ci avrebbe potuto dire forse Rodari, no? In questo momento qua. Forse davvero un po' Ma avrebbe avuto delle. immaginare un po' di più. Sì, no, avrebbe dato delle dritte, cioè. Eventualmente su TikTok avrei dato delle dritte su come mettere giù quel cellulare e fare qualcosa. Mettere giù quel cellulare, appena finisce questo video, fai questa cosa. Ta 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 ta. Boom. Così. Perché la fruizione passiva, cioè l'essere spettatore, sempre spettatore, l'illusione di diventare protagonista. Ma fintamente protagonista, perché non so quando avrà 70 anni, quella ragazza pugliese vorrà essere ricordata soltanto perché te sembra un giambellone, no? Che sono i 5, il quarto d'ora di celebrità di Andy Warhol, eccetera. Però, cioè, magre consolazioni, magre consolazioni. Mi accorgo che ci sono persone che cioè, riescono a capitalizzare sul nulla, sul vacuo, loro con una grande fantasia. Loro con una grande fantasia. Io, sinceramente, mi è capitato che mi facessero un'intervista. E io fossi un perfetto sconosciuto, no? Mi è successo all'estero, era un viaggio all'estero e una troupe francese mi ha piazzato un microfono davanti e mi ha chiesto di parlare dell'ecosistema delle Maldive. E io ho dato il mio punto di vista. E boh, cioè non è che a un certo punto, perché pensate, abbiamo incontrato. No, 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 cioè, c'era sto tizio in vacanza, vediamo che cosa si sta dicendo, cosa ha da dirci. Se avessi detto che non ce n'era Covid, non so se sarei riuscito a creare un impero fatto di nulla, fatto di riuscire ad accumulare delle ospitate televisive, eccetera, però comunque all'inseguimento di una precarietà, comunque. E di una caducità che, vista la mole degli sforzi, eccetera, secondo me Rodari avrebbe sconsigliato. Ecco, secondo me, cioè, più A imbarcato. naso, tu dici, a naso, Sì, 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 ok. sì. Però sicuramente avrebbe dato un sacco di dritte utili su come parlare ai bambini in casa in questo periodo, che sono quelli che
ne hanno fatto più le conseguenze, ne stanno facendo più le conseguenze. Ci sono dei bambini che sono nati in un mondo in cui tutti gli adulti hanno la mascherina e non vedono le espressioni del viso e non ricevono il feedback costante delle espressioni del viso. Ci hanno fatto degli esperimenti sull'importanza, soprattutto nei primi mesi, giorni, mesi, anni di vita, della mimica facciale, dell'apprendere le regole della mimica facciale per la percezione, la propriocezione e cose varie. E quindi avrebbe trovato mille maniere per poter rendere il più normale possibile questi giorni ai bambini. Non che altri non ci abbiano provato, non ci siano riusciti dando dei buoni consigli, però ecco, Rodari l'avrebbero ascoltato in tanti. Franchi, ti ringrazio tantissimo. Grazie Tu adesso a te. cosa fai? È uscito il singolo? Cosa fa un musicista, un rapper durante il Covid? Evito di dispiacersi per il fatto che non si possa andare in giro a suonare, perché sono sicuro che avrei suonato tanto e tanto bene, sarebbe stato molto divertente per tutti. Però, boh, a parte che sto lavorando a degli altri pezzi, sono a metà della scrittura del mio primo romanzo e faccio altre cose, ho un paio di altri progetti collaterali. Uno paramusicale, uno manco para niente, però insomma ci si tiene allenati e poi ogni tanto un po' di enigmistica. Ah beh, l'enigmistica abbiamo capito che è fondamentale per la vita di Frank Henry, nel Aiuta, senso che, dai. no, beh, è importante, mi ha incuriosito sinceramente, devo dire. Ok. Bene, ti ringrazio tanto, stai scrivendo il romanzo, quindi non vedo l'ora di leggerlo, di ascoltare anche gli altri tuoi pezzi, perché poi è il tuo primo romanzo, perché le altre cose che hai scritto non erano romanzi, giusto? No, Quindi... l'altro libro, Faccio la mia cosa, uscito l'anno scorso, era Bravo. un po' una bio, La una tua biografia biografia musicale, bellissima. in chiave musicale e poi contemporaneamente un racconto di come si è nata e sviluppata la cultura hip-hop dal Bronx fino ai giorni nostri, ecco. Grazie Franchi, mi raccomando, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti. Ascoltate Rodare 2.0, lo trovate su Storytel, fa bene, riascoltare. Rodari fa e ascoltare Frankie Energy, insomma, fa bene. Grazie, grazie mille. Grazie a te, a presto, ciao a tutti.